Il potere fa la legge. La ruota di un infame destino sta per schiacciarci. Sentiamo l'alito della morte. Che dobbiamo fare? Per ogni popolo, per ogni tribù c'è una leggenda. E per ogni battaglia c'è un eroe. Guardate! Il segno dell'arrivo di un re. L'arrivo di un re? Non abbiamo più un re in Gallia. Forse un re romano. Anche loro non hanno un re. Un eroe emergerà dall'oscurità. Lui solo saprà salvarci dalla morsa nella quale il destino vuole soffocarci. Sarà mio compito trovarlo. Capo dei grandi guerrieri. Non basta certo un fiore per conquistare una donna. Attento. Scusa. Sei invitato alla festa di maggio? Sì, sono... No, io voglio dire, probabilmente lo sono. E tu, ragazzo mio, chi sei? Non sono un ragazzo. Sono Vercingetorige. Un nome impegnativo. Capo dei grandi guerrieri. Non per il figlio di Celtillo, capo degli Arverni. E io sono figlia di Mosa, capo dei Bellovaci. Tu chi sei? Non importa. Io sono un seme, portato dal vento del destino. Ho una piccola spora che vuole mettere radici. Tu parli come un druido. Sono solo un povero bardo che potrebbe mettere qualcosa nello stomaco se avesse modo di esibirsi alla festa. Ma ci vorrebbe l'invito di un uomo di riguardo come te. È un onore invitarti a Gergovia. Prendi il mio cavallo. Grazie. Dio mio padre che ti ho invitato io e non ti rifiuterà nulla. Sei generoso, capo dei grandi guerrieri. Tu dai sempre la tua fiducia così facilmente. Lui mi piace, così come mi piaci tu. Thank you.
Non dimenticare, se tuo fratello Celtillo non vuole cedere, tu devi obbedire alle nostre leggi e separare la sua anima dal suo corpo terreno. Gutruato sbagliava, non ci sarà mai un re dei Galli. La festa non è ancora iniziata. Non avete niente da fare qui. Devo riportare il cavallo, zio. Cosa stai facendo, figlio mio? Mostro ai puri la città, mamma. Letizia, assicurati che ci siano fiori su ogni tavolo. Vieni. Un giorno tu sarai la mia regina. La tua regina? Mi piace sentirtelo dire. Ma non ci sono re in Gallia. Per il momento. Che cosa stai facendo? Shh, è un segreto. Seguimi. Mio padre deve incontrare tutti i capi galli. Vi do il benvenuto, nobili capi di tutti i popoli della Gallia. Un saluto particolare a te, Dumnorige, capo degli Edui, e al druido di Viziaco, tuo fratello. Benvenuto al capo degli Atrebati, il grande Commio, e alla valente Mosa. Capo dei Bellovaci. Saluto anche te, Gobannizio, fratello, e te, Calarige, senatore degli Arverni. Gutruato, il nostro grande druido, sarà testimone di questo nostro incontro. Credi forse di essere tu il nuovo Brenno, re dei Galli, fratello? Hai dimenticato che gli Arverni hanno proclamato una repubblica? Non l'ho dimenticato, Gobannizio. Come non ho dimenticato che vuoi essere tu il capo di questa repubblica, che fa diventare i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Ma mettiamo da parte queste piccole incomprensioni. Noi Galli siamo intrappolati tra le fauci di due grandi mostri. Da nord i Teutoni e da sud i Romani. Eppure fosti proprio tu, Celtillo, ad assoldare mercenari teutonici per fare le tue conquiste. I Romani non sono una minaccia. Per il momento. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che tu sei andato a Roma per chiedere a Cesare di venire in Gallia. E se le sue legioni verranno qui, devasteranno le nostre terre e distruggeranno tutto quello in cui crediamo. Ed è per questo che io voglio vedere i popoli della Gallia uniti sotto il governo di un re. Ti avverto, fratello. Preferisco un re a capo dei Galli ai tuoi patti segreti con i Romani. Uniamoci. E una volta per tutte cacceremo dalla Gallia i Teutoni e i Romani. Solo combattendo conquisteremo la gloria. Un giorno sarò la tua regina. Questa è la corona che cinse la fronte dell'ultimo re dei Galli. Padre! No! Un agguato! Tradimento! Tradimento! Prendi la tua corona, fuggi! Ebbona! Lasciami passare! Lasciatemi! No! No! Convergenti atomiche, scappa! Fermi, è una faccenda tra Arverni! Gobannizio! No, ragazzo. Non adesso. Vieni. Io voglio salvare mio padre. Questo ti fa onore, ma non puoi farlo. È mio dovere salvare mio padre. Lascia che segua il suo destino. E tu segui il tuo. Secondo le nostre leggi, dobbiamo separare la tua anima dal tuo corpo corrotto.
Lurido serpente! Tu non servi la legge, ma solo la tua vile ambizione. E tu, mio fratello, lo sai bene. Addio, Celtillo! Gli Edui non commetteranno questa ignominia. Tantomeno gli Andrebati! Addio! Hai più paura tu di uccidermi che io di morire? Dammi la torcia, Cobannizio! Non meriti di sacrificare con le tue mani il fratello che hai tradito! Un capo è padrone della sua morte. La sua volontà è sacra e nessuno deve osare contraddirla. Il prezzo per chi viola questo privilegio è altissimo. Anche se la Gallia è divisa, qui non esistono tribù. Niente segni distintivi. Brucia! In piedi, coraggio! Dove stai andando? A fare quello che deve essere fatto. Ho un dovere da compiere. Non sei pronto. Non ancora. Vieni con me. Voglio che tu conosca una grande maestra. Rea! Ho portato un giovane amico. Non umiliarlo se puoi. Fa sgorgare una sola goccia del mio sangue e sarei pronto per ogni avventura. Ho sentito dire che è una cosa impossibile. Del tutto impossibile. Combattere deve essere un piacere. Guardami. Impara i miei colpi. Impara ad anticipare l'avversario. Provoca la sua reazione. Spingi il nemico ad osare. Cattura la sua rabbia, falla diventare tua. Dirigi la danza. Se tu sai cosa vuoi, il tuo nemico vorrà la stessa cosa. Attacca di nuovo. Se vuoi che la spada ti obbedisca, il tuo cuore deve essere libero da tutti i desideri. Come potrò mai imparare, Ria? Quando vedrò una goccia del tuo sangue? Quando la vedrai, disporrai tu della mia vita. Sarai diventato un grande druido. Ti prometto che diventerò un grande druido. Quando sarà il tuo momento, sarai in grado di seguire il tuo destino. E nel sogno hai visto la tua morte? No, ero un re. Che cosa vuol dire? I segreti dei nostri sogni sono solo nostri. Così come il nostro destino. Esatto. Sono pronto a seguire il mio. Più grande sarà il tuo destino, più alto sarà il prezzo che dovrai pagare.
Dal giorno in cui le fiamme bruciarono il cuore di mio padre, ho solo studiato. E ora il mio cuore dice che è tempo di agire. Non abbandonare la via della saggezza quando prenderai quella dell'azione. Rifletti su quello che è accaduto finora. Per anni i nostri capi sono stati vittime dell'invidia. Non hanno fatto altro che allearsi e tradirsi subito dopo. Ti mostrerò questo a cosa ci porta. I romani sono conquistatori ottusi. Guarda che fanno. Una spada di pietra che taglia in due le nostre terre. Ma questa è la strada che devi seguire. E qui i nostri destini si dividono. Guarda. Ora prendimi a calci. Cosa? Hanno capito dalla mia tunica che sono un druido. Fa come ti dico. Non perdere tempo. Prendimi a calci e spingimi nel cuore del bosco. Come vuoi. Vattene! Avanti, sparisci! Ma via! No, basta! Via! Ti prego! Ma via! Vai! Oh. Perdonami! Zitto! Dov'è andato il druido? Quale druido? L'uomo con la tunica bianca. Un mendicante, non un druido. Chi oserebbe prendere a calci un druido? Diviziaco. Tu mi conosci, Arvern? Come può dimenticarsi di te, il figlio di Celtillo? Credevo che fossi morto. Dove sei diretto? A Gergovia. Io invece mi reco a Bibratte per incontrare i capi galli. Vuoi unirti a me? Se lo desideri. Cosa ti spinge tanto lontano da Roma? Lo stesso motivo che teneva te nascosto nei boschi. È il fato che ha voluto questo incontro. Parli come un druido. Sono stato anch'io una specie di druido, in un certo senso. Un pontefice massimo. Mi costò molti sesterzi. E tu sei un druido? No, ho fatto una scelta diversa. Come me. Ho scelto di servire Roma. Roma è il centro del mondo. Ponti, acquedotti, strade. Un fiume di genti libere e di mercanzie. Il centro della civilizzazione che Roma concede a tutti. L'altruista Cesare viene a concedere ai Galli la civilizzazione? A noi? Povere tribù barbare? Esatto. Esatto. Un uomo può nascere barbaro, ma può conquistare il diritto di chiamarsi cittadino romano. Raduna i tuoi guerrieri e unisciti a me nella spedizione in Britannia. Conquisterai fama, gloria, lo stato di cittadino romano e metà delle prede di guerra che razzierai. Eccoci, i nostri passi ora si dividono. Ma sento che ci rivedremo. Grazie per il cavallo. Te lo renderò al più presto. Quel giovane non riprenderà mai Gergovia da solo. Ne sei convinto? Io, al contrario, Gisto, credo che possa farlo. Il sud non è mai d'accordo. Guardate! Hai il cavallo di un generale romano! È un albergo! Chi sei? Che sei venuto a fare? A mettere ordine nella mia casa!
e a vendicare mio padre. Ha ucciso Gobanizio! Il figlio di Gentillo è tornato! Non era morto! È Vercingetorige! 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 Sono tornato per offrirvi un'avventura. Condurrò voi con gli altri popoli galli a conquistare l'isola dei Britanni. Vi offro gloria e fortuna. Ho la parola di Cesare. Avremo metà delle prede di guerra. E per provarvelo, mi ha dato il suo cavallo. Bentornato. Il tuo posto è alla testa delle schiere degli Arverni. Tu, figlio di Celtillo, cavalcherai a fianco di Cesare. Io voglio il grande druido. E le tue spie non l'hanno trovato. È lui che insegna ai galli a credere nel perpetuo cambiamento. È lui il mio vero nemico. Epona, la figlia di Mosa, potrebbe riconoscermi. Ave, amici, fratelli, alleati di Roma, Dumnorige e Litavico, capi degli Edui, Diviziaco, Commio e la valente Mosa, capo dei Bellovaci. Io vi ho liberato dai Teutoni, donandovi la pace. Cesare offre il suo perdono a quelli che l'hanno combattuto e la sua amicizia a quelli che gli obbediranno. Guardate, la Britannia, terra ricchissima, abitata da popoli barbari, così primitivi da dipingersi le facce di blu quando vanno in guerra. Rinnovo la mia promessa. Se mi seguirete in Britannia, la metà del bottino di guerra sarà vostra. C'è! C'è! Io non vi seguirò. Perché no? Soffro il mal di mare. Gli dèi ci proteggono, Dumnorige. E io ti garantisco che il mare sarà calmo. A Cesare sarà grata l'offerta dei vostri figli come pegno di lealtà. I nostri figli? Epona, principessa dei Bellovaci, si prenderà cura dei più piccoli. Siamo giusti. Dumnorige sa prendere gli ostaggi, ma non ne dà mai. Mai. Sì, padre, mai. I nostri guerrieri saranno con te, Cesare. Ecco cosa voglio in cambio del bottino. No, Cesare. È una cifra assolutamente impossibile. Ci sono armi, oro e preziosi, migliaia di schiavi. Ci devi ancora quello che ti abbiamo prestato per i tuoi festeggiamenti. La popolarità è molto costosa. Ho il potere di annullare ogni vostro credito. Anzi, d'ora in poi, voi mi siete debitori. Occorrono molte tasse per le mie legioni. E me ne serviranno altre 4. Per conquistare la Britannia? Lì ci manderò i galli. Così me ne libererò.
Cesare, quanto cinismo! Non è cinismo, è politica. Sono vestigie toriche! Avevi ragione su Vercinge Torige. Verrà con noi. È qui. Questo è un gradito dono di Giove. Io me l'aspettavo. Un'altra futura vittoria per Caio Giulio Cesare, proconsole della Gallia Transalpina. Per il momento, la vittoria sui Britanni non mi darà che uno dei tanti tripudi sulla via trionfale, ma in futuro potrà garantire a Roma il giusto governo. Giulio Cesare, re dei Romani. Re? Non è quello a cui miro. Un re trasmette per via dinastica la sua corona, ma suo figlio può essere un mediocre, e il figlio di suo figlio un incapace o un mostro. E forse il suo pronipote entrambe le cose. No, non voglio distruggere questa repubblica. Io voglio regolarla. Che modestia in tanta ambizione. Quando Alessandro Magno aveva 10 anni meno di me oggi, aveva già conquistato il mondo allora conosciuto. E alla tua età era morto. Un'ottima ragione per far presto. Cena con me stasera. Sono sicuro che lo troverai interessante. Grazie. Adesso ti prendo! Preso! Bambini, state buoni! Buoni! Cesare a farci imbarcare, che passi la paura a Don Norige? L'unica paura che hanno i galli è che il cielo gli cada sopra la testa. Il gallo che disse questo ad Alessandro Magno venne incenerito da un fulmine. Fermi, basta! Dici, Don Norige, soffri davvero il mal di mare? Io vi garantisco che il mare sarà calmo! Bravo, Norige, sempre Cesare! Non è certo il mare in tempesta che temo, ma Cesare! Ci ha offerto metà del bottino, a te non basta? Non mi fido, è troppo! Ma ora dobbiamo rispettare i patti! Sei stato tu! Tu, mio fratello, a stringere questo patto in nome degli Edui! Quindi non tocca a me o ai miei figli rispettarlo! Don Norige, tu cosa conti di fare? Sono pronto a tutto. In ogni momento. Ho motivo di credere che voi vi conosciate. Ti conosco. Hai dimenticato che mi chiedesti di essere la tua regina? È buona. La tua regina? Che offerta pretenziosa. Quando ci incontrammo a Gergovia, conoscevo così poco del mondo che il sogno pretenzioso di un giovane arverno poteva farmi sentire veramente una regina. Hai ricevuto offerte migliori? Quelle che competono una nobile romana. Una nobile romana, hai detto? La tua civilizzazione dà i suoi frutti. Certo. È questo il destino di Roma. Civilizzare tutto il mondo. Eppure uomini cosiddetti incivili, come per esempio tuo padre Celtillo, sanno precorrere i tempi e elaborare ottime idee. Unificare la Gallia sotto un solo capo?
Siete troppo divisi. Avete troppe tribù. Ogni anno ogni tribù deve eleggere il suo capo. Che confusione. Il fato ha riservato a me il governo di Roma. E lo stesso fato ha riservato a un gallo la corona di re. Un re grato a Roma. Il re dei Galli non può essere scelto da Roma. Ti stavo aspettando. Perché tanta confidenza con Cesare? Vieni a trovarmi di frequente. Sei geloso? Di cosa? Ripenso spesso a quel fanciullo di Gergovia, al quale detti un pegno della mia fedeltà. Cesare ci vuole tutti uniti, perché? Devi imparare che è un uomo che non fa mai nulla senza avere un valido motivo. Don Norige non si fida di lui. Io mi fido di lui per la persona che è, Giulio Cesare. E credo in lui quanto credo in te. Cosa vuoi dire con questo, Epona? Tu sei e sarai per sempre il capo dei grandi guerrieri. Ave Cesare, Dun Norige ha attaccato il nostro accampamento. Ha massacrato i nostri soldati ed è fuggito. Le navi, continuate a caricarle. Tuo fratello, sapevo che mi avrebbe tradito. Dovrei uccidere tutti gli ostaggi. No, ti supplico, non fare questo, Cesare. Dun Norige verrà trattato secondo le nostre leggi. Lo voglio in catene. Manderò l'Itavico a catturarlo. Non ho più fiducia negli Edui. E neppure in te, Diviziaco. Allora manda Vercingetorige. Lui è un arverno. Cesare, lascia a voi la scelta. Non un solo ostaggio deve essere toccato. Voglio Dun Norige. Vivo. Ecco i mercenari di Roma, col mantello sulla spalla sinistra. Perché hai tradito Dun Norige? Io non ho mai giurato fedeltà ai romani. Forse vuoi provare tu a convincermi? Il capo dei grandi guerrieri crede davvero che io prenda ordini da lui. Parliamo, Vercingetorige. E forse sarò io a convincere te. Quale eccezionale ordine di Cesare sei venuto ad eseguire per cavalcare il suo cavallo? Sono venuto a prenderti perché tu sia giudicato secondo le nostre leggi. È tuo fratello a mandarmi. Che grande onore! Una dimostrazione di enorme rispetto essere processato da mio fratello nel campo di Cesare. Se non ti consegnerai, gli ostaggi galli verranno tutti giustiziati. Sono i nostri figli. No, 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 questo è impossibile. Anche se fosse furioso e ne avrebbe motivo, Cesare non ucciderebbe mai i suoi ostaggi. Nessun gallo lo seguirebbe in Britannia se uccidesse quei bambini. Non lo farà mai. E cosa conti di fare? Voglio regalarti il mio cavallo. E poi, insieme, noi vendicheremo la morte di tuo padre. Hai mai provato a chiederti chi ha messo gli Edui contro gli Edui, gli Arverni contro gli Arverni,
chi ha ricavato il maggior vantaggio dalla morte di Celi. Oh! Riporta a Cesare quello che è di Cesare. E dagli questa come mio tributo. Dobbiamo tornare a Gergovia. Oggi stesso. Andiamo. Che vuol dire quella mano? Che ci siamo fatti un nemico. L'uomo che più di ogni altro avrei voluto come alleato. Mettete gli ostaggi in prigione. E anche Pona si è messa in cella. Fate che si sappia che Cesare sarà molto grato all'uomo che gli porterà Vercingetorige. Bandito da Gergovia! Cesare ha messo una taglia sulla tua testa! Hanno massacrato tutti i druidi, ma io non smetterò mai di sperare. Gutruato è ancora in vita. Fratello e sorella nel sangue. Ora tu puoi disporre della mia vita. Arriverà presto, Cesare. Restate qui, che non vi vedano. Thank you.
Vercingetorige Torige come nostro capo! Viva Vercingetorige! Senatori, vi chiediamo di eleggerlo capo degli Arverni! Non posso permettere che siano questi codardi a eleggermi! Voglio seguire la volontà del mio popolo! Cesare non ha più servi qui a Gergovia! È il mio nemico! È il nemico di noi tutti! Viva Vercingetorige, nostro re! Lunga vita a Vercingetorige, re degli Arverni! In memoria di mio padre, sarò re degli Arverni! Ascoltatemi, Galli! Da questo momento noi saremo un solo popolo, libero e unito! E uniti cacceremo per sempre i romani dalla Gallia! Ora essi sono nostri nemici e tratteremo i loro servi come traditori! Date tutte le riserve nei granai. Vuoi farci morire di fame? Se non lo farete, ci penserò io. Tenete, sono per voi. Vercingetorige brucia tutto per ridurre le legioni alla fame. I soldati già lanciano occhiate minacciose ai loro cavalli. Dimostra una grande intelligenza. Perché rifiuta di ingaggiare battaglia? Non mi sembra una strategia molto coraggiosa. Ma sicuramente molto efficace. Rinuncia a questa conquista, Cesare. Non c'è gloria per chi rinuncia. Attraverseremo il fuoco e attaccheremo Avarico. Uno scorpione non abbandona mai la sua logica fino alla morte. Vedremo quale sarà la logica di Vercingetorige. Evacuate la città o la ridurremo in cenere con tutta la vostra gente. Che ti dà questo diritto, Arverno? Non voglio che i romani si riforniscano delle provviste delle vostre riserve. Brucerei anche Gergovia, la mia stessa città, se dovessi farlo. Allora difendiamo Avarico insieme. Non resisteremmo all'assedio. Per colpa della nostra stupidità, Cesare sa che potrebbe volgere la fortuna a suo favore se accettassimo di batterci. Una vita per la città. Offro la vita innocente di mio figlio. Se veramente crede che servirà alla nostra causa, il grande re Vercingetorige lo uccida! Che lui viva e che diventi coraggioso come sua madre. E che Avarico sopravviva insieme a lui. Sfidiamo i romani adesso! Avarico non deve bruciare! Attacchiamo subito! Torniamo a Gergovia!
È stato un bene ritirarsi. O ci pentiremo di averlo fatto. Tu hai agito così perché hai sentito che era giusto e non hai compiuto ciò che sapevi essere necessario. Vuoi dire che è un errore? Il potere non è giusto e non è sbagliato. Esso contribuisce ai mille conflitti dell'animo umano e tutti ne siamo prigionieri. Tutti ne siamo schiavi. Le tue parole per me sono incomprensibili. Non possono aiutarmi. Davvero lo credi? Ora noi faremo quello che Vercingetorige non ha fatto. Come lo scorpione, vittoria o morte. Faremo un bagno di sangue. E bruceremo Avarico. Ma Cesare, questo non è necessario. I bambini, grazie a te, sono morti. Tu li hai abbandonati. Hai rifiutato di combattere perché sei un codardo. Per tua colpa, tutti noi ora siamo ritenuti codardi. Tu ci avevi promesso la vittoria. Quale vittoria? Quella che ha promesso a Cesare. Mi accusate di tradimento? Allora uccidetemi. Sì, ho tradito la Gallia. Sì, sono stato un codardo. La vostra rabbia è la mia rabbia, ma contro me stesso. Per aver commesso un solo errore, quello di darvi ascolto. Dovevamo bruciare Avarico. Se l'avessimo fatto noi, le truppe romane sarebbero alla fame e i nostri fratelli ancora vivi. Ma l'errore peggiore lo ha commesso Cesare, ordinando questa strage, che mi ripugna e che offende il mio cuore, come i vostri e i cuori di tutti i Galli. Se credete di avermi fatto un favore, offrendomi il comando, e se pensate che io non sia degno di questo onore, allora sono pronto a lasciare il mio posto. Fato. Lo ha voluto il fato. Non ho sete. Una carneficina del tutto inutile. Inutile. Finalmente potremo avere uno scontro diretto. Ho scoperto il segreto delle spade galliche. Marceremo su Gergovia.
Gergovia è circondata, proconsole. Cosa aspettiamo? Attacchiamo. L'alleato litavico è arrivato, Cesare. Seguitemi! Speriamo che i nostri alleati si dimostrino all'altezza. Edwin, sono con te. Chi massacra i nostri bambini non può essere un amico. Tu che hai unito il nostro popolo, tu sei mio fratello. Venite!
scellerato di Litalico. Da questa parte! Sì! Che tutti i galli siano maledetti. Grandi guerrieri, cosa vedi dopo questa battaglia? Vedo i popoli della Gallia finalmente uniti. Uniti? Da un sordo desiderio di vendetta? No, ma voglio respingere Cesare lungo la sua stessa strada di pietra. La strada che ha costruito col pretesto di migliorare i rapporti tra gli uomini e che è il maggiore strumento del suo impero. Col suo dominio ci strangola per soddisfare la sua ambizione. E in nome di mio padre, io voglio realizzare la magia che lui aveva sognato. Cacciare teutoni e romani da tutta la Gallia. Galli! Vi do il benvenuto a Bibratte! Vercingetorige ha compiuto la magia che nessuno aveva mai compiuto prima. Ci ha dato la vittoria, ha battuto il potente Cesare, ha distrutto le sue legioni! 6 legioni sono state distrutte! 10 legioni! 100! Erano 100! Per battere alcune di esse sarebbero bastate le cure delle nostre donne!
Propongo di eleggere Vercingetorige comandante supremo dell'armata dei Galli. Cacceremo i romani dalla nostra terra sotto la sua guida. Non voglio altre battaglie. Non voglio altre vittorie. Perché sono certo che Roma farà di tutto per trasformare la nostra vittoria in una sconfitta. Forse è vero. Per tagliare a Cesare la via del nord, dovremo assoldare i Teutoni. I Teutoni? Sei pazzo? Questi uomini non lo vorrebbero mai. Epona ha ragione, Vercingetorige. Odiano i Teutoni quanto i Romani. Ascolta me, quello che loro vogliono è uno scontro finale. Ho preso le armi per la libertà di tutti. E sono pronto a gettare il mio cuore nel vortice con il vostro, senza pensare a quali sacrifici il destino vorrà sottopormi. Statemi vicini e io vi condurrò a quella vittoria per la quale tutti siete pronti a dare la vita insieme a me! Devo parlare. Vieni. Non basta certo una parola per conquistare una donna. Ma cosa? Epona, dovrò stare lontano molto tempo. È solo questo. Puoi portarmi con te? No, non posso farlo. È troppo rischioso. Il mio posto sarà sempre accanto a te. No, no, questo è impossibile. Tu credi? Allora prova a fermarmi.
teutoni si sono spinti fin qui. Manda i tuoi esploratori. Sì. Dobbiamo muoverci. Venite, andiamo. Concedimi l'onore di ospitarti nella mia casa. Vuoi essere il mio scudiero? Sì. Ah, è bello stare al coperto. Con un boccale di birra. Giusto. Salute. Salute. Sapete qual è la dea protettrice di Alesia? No. No, quale? Epona, la donna giumenta. Le fatiche non fiaccano il vostro buon umore. Alla vostra salute. Cesare metterà sotto assedio anche Alesia. Sarebbe rischioso. Per lui siamo un esercito immenso. Lui deve crederlo. Ma noi sappiamo che questo non è vero. Abbandoniamo Alesia questa notte. Fuggire. Fino a ieri voi tutti volevate una grande battaglia finale contro Cesare. Non volete più combattere? È così? Ormai non possiamo più tirarci indietro. Lo scontro che voi avete deciso è già iniziato. Abbiamo provviste per un mese. Dimezzate le razioni.
Parti uguali per combattenti, donne e bambini. Dovrete cavalcare come il vento. Radunare più uomini che potrete e ritornare. Voi li prenderete alle spalle. Se volete battere i romani, dovete essere qui prima della prossima luna. Voi sarete il martello e noi l'incudine. Conta su di noi, Vercingetori. Saremo un'armata. Pronti, sì, a colpire. Certo. Ma non attaccate. Ma cosa? Non dovete attaccare. I Galli stanno radunando un esercito di rinforzo. Lo prevedevo. E noi saremo pronti prima che sia qui. Venite avanti. Volete raggiungere Alesia? Vi farò passare se mi direte dove si conde il vostro grande druido. Ma non lo sappiamo. Noi non siamo di questa regione, non l'abbiamo mai conosciuta. Strano. Volete unirvi a Vercingetorige per aiutarlo contro di me? Noi siamo uomini di pace, non comprendiamo la guerra. Il vostro Vercingetorige sta dimostrando una superbia oltre ogni limite. A voi piace. A me molto meno. Per Cesare la vita deve conoscere solo vittorie, senza le quali essa non ha valore. Druido, a ogni uomo viene concesso dal momento in cui nasce un destino unico e immutabile. Il mio è quello di estendere un impero e di tenerlo unito. Gli dèi lo vogliono. La tua parola riduce gli altri al silenzio. Ma quando avrai soppresso tutti i tuoi nemici e non avrai più nessuno da combattere, il tuo potere sarà enorme e il tuo isolamento insopportabile. Non ti lascerò entrare ad Alesia. Dobbiamo eleggere il generale dell'esercito di rinforzo. Abbiamo poco tempo. Vercingetorige attende disperatamente il nostro soccorso. Ognuno di voi ha una sfera per votare. Una sola! Grazie. Grazie. Non perdiamo tempo, votate. Votate tutti. 10, 10. Una! Ho detto un solo voto! Ehi, guarda! Vieni! Tutti gli uomini che ho fatto uscire a cercare provviste sono stati catturati e massacrati. I romani andati a far provviste hanno subito la stessa sorte per mano nostra. Può darsi. Resta il fatto che fra poco non avremo niente da mangiare. Ehi! Quando arriva questo famoso esercito che hai promesso? Sto risparmiando i miei topi per quei traditori! Ritaglieremo ciò che hanno di più caro e ce lo mangeremo! Ah, non vedo l'ora che arrivino quei maledetti codardi! Non ci hanno abbandonati. Vercingetorige ci sta scappando di nuovo. I Galli non mangiano i loro cavalli. Li fanno fuggire perché non possono nutrirli. Ma lui è ancora dentro. Ah!
facciamo adesso? Abbiamo ancora tutta la nostra forza. Dobbiamo resistere per la salvezza dell'armata di Galli che sta venendo da noi. La paura del loro arrivo fa sì che i romani consumino tutte le loro energie nelle fortificazioni. Ria ha ragione. Ascolta, cosa proverebbero i nostri fratelli se ci trovassero già tutti morti? Credi che avrebbero il cuore di combattere? Calpestando i nostri corpi, dobbiamo aspettare con fiducia. Perdonami, hai ragione. Anche se forse moriremo sopraffatti dalla fame. Manderemo tutti quelli che non combattono fuori dalle mura. Così avranno maggiori probabilità di sopravvivenza. Ma non i nostri bambini. Penserò io a loro. Come vuoi. I druidi ti aiuteranno. Si sono addormentati tutti. Il martello colpirà mai l'incudine? Vinceremo anche questa volta. Se il martello obbedirà agli ordini. Di che cosa hai paura? Di questo silenzio infinito. Venti sfere per Lidovico! 20 sfere per Virido! 20 sfere per Corvo! Idioti! Al nostro generale serve la maggioranza! 20 sfere per Cassivellauno! Questo è intollerabile! Io devo essere il capo! Sentitelo! Io sono il capo! Mi sta provocando! Silenzio! Abbiamo già perso troppo tempo! Non avremo un capo, ma quattro generali alla pari! Virido! Commio! Cassivellauno! E io! Sono di aspettare ancora. Sì,
Non possiamo più stare qui senza fare niente. E che cosa cambierebbe? Il tempo si fermerebbe? L'erba smetterebbe di crescere? L'assediato adesso è Cesare. Si è intrappolato con le sue stesse mani. I mercenari teutoni non interverranno. Se ci vedranno bene organizzati. E se non ci attaccheranno? Moriremo? Cesare. Non capisco. Il trionfo o la morte? E chi sarà a decidere? Il fato. Bruto. Il fato. Non attaccate. Il corno. Il corno! Cesare, siamo attaccati da tutti i fronti. Te l'ho sempre detto. Non si può combattere senza la guida di un vero capo. Volete combattere? Volete morire? E scrivere i vostri nomi? A lettere di fuoco! Io vi guiderò! E diverremo immortali! Thank you.
Bruto? Entri in azione la cavalleria. Thank you.
Aveva sempre rifiutato lo scontro in campo aperto. Perché mi ha concesso questo vantaggio? Non capisco il motivo di questa mossa. E non mi piace quello che non capisco. La battaglia finale che lui non voleva è stata un massacro. L'Itavico è morto. Voleva assoldare i Teutoni. E noi l'abbiamo fermato. Che possiamo fare, druido? Noi aspetteremo. Non possiamo fare altro. Il re deciderà. Deciso di pagare lui per tutti noi. Più alto è il valore, più alto è il prezzo che deve essere pagato. Io ho iniziato un'impresa, altri la compiranno. Thank you.
Sono venuto a riconoscerti il merito di una vittoria che Roma onorerà in eterno, con lapidi e iscrizioni e nuovi trionfi. La grandezza di una vittoria è maggiore quando il nemico ha mostrato un valore pari al tuo. Ti ho offerto la corona di re. Ora puoi accettare la resa di un re. Cesare non fu mai imperatore di Roma. Alle idi di marzo del 44 a.C. venne ucciso sulle scale del Senato e fu il fedele Bruto a dare il colpo fatale. Poco distante, due anni prima, per ordine dello stesso Cesare, intorno alle 2 del pomeriggio, Vercingetorige, chiuso nel carcere tulliano, era stato giustiziato. Non aveva vinto la guerra in Gallia, ma per la prima volta aveva unito il suo popolo, che ancora oggi onora la sua memoria. He was caught and cuffed and shackled up.